Salve a tutti ragazzi, ci troviamo nella bella Roma, nella capitale, e questo è un video per farvi capire, siamo qui io e il mio amico Marco. Eccomi qua. È un video perché vogliamo farvi capire che cosa trattiamo nei nostri canali. E io sto crescendo ragazzi, quindi voglio dire una cosa importante, non è detto che quello che state guardando oggi sia la stessa cosa che possa rappresentarmi tra qualche anno. Perché sono in cammino come ognuno di voi. In questo momento della mia vita mi piace molto la legge di attrazione, che semplicemente è il messaggio che poi troviamo su ogni testo sacro, sulla Bibbia, sugli Upanishad, sui testi buddisti. È riscoprire e riportare alla luce il nostro potenziale, quel potenziale che ognuno di noi già ha e che deve semplicemente riconoscere, è un po' riportare alla memoria i nostri talenti. E per legge di attrazione significa cercare, una volta che ricordiamo chi siamo, attrarre a noi tutto ciò che è in risonanza con noi. Quindi se noi siamo nella risonanza dell'amore, della gioia, come in questa giornata, che praticamente ci siamo attratti io e Marco, perché siamo in un momento della nostra vita che sicuramente stiamo in uno stesso livello di vibrazione, chiamiamolo così. E è un mondo la legge di attrazione. Continuate a seguirmi nei miei canali e troverete tante cose che vi potranno aiutare ad avere le chiavi per sbloccare molte situazioni, per attrarne altre e per allontanare quello che non volete. Dello stesso avviso sono io che nulla da semplice poeta e senza addentrarmi in discorsi troppo filosofici posso solo dirvi che ognuno di noi ha il potenziale artistico, emotivo, eccetera, soltanto che talvolta è sottovalutato, talvolta perché si è stressati, la vita quotidiana ci allontana, se vogliamo, dal nostro vero potenziale. Come tante persone mi hanno domandato, ma come fai a scrivere così? Poesie così belle, semplicemente mi vengono, ma semplicemente perché ho fatto in modo di ricevere, ho messo in pratica questo mio dono, cosa che credo sia in ognuno di noi, c'è chi lo esprime disegnando, dipingendo, scrivendo poesie, e chi non lo esprime è semplicemente perché lo sottovaluta o non conosce il suo vero potenziale, quindi qui ci ricolleghiamo al discorso di Liscia. E riscoprire il vero vostro potenziale. Io nel mio piccolo posso solo, non lo so, posso solo esprimermi con dei versi semplici, con dei versi ho scritto qualche anno fa, semplici ma nello stesso tempo profondi. Cadono i miei pensieri come foglie d'autunno, il vento li prende e se li porta via. Dove non so e non lo so sapere, ma ogni giorno che viene è un momento d'amore. Tutto ciò per dirvi che non lasciate che la vita vi sovrasti. Ogni giorno date del vostro meglio, ogni giorno metteteci del vostro nella vita. Non sappiamo come andrà la vita, se bene o se male, ma se ci mette del tuo, non puoi dire non ce l'ho fatta perché non ci ho messo del mio. Semplicemente hai provato a fare di meglio. Se poi non accade, pazienza, E se non accade ci riprovi ancora, 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 perché finché siamo in campo non è mai finita. Esatto. E nulla, mi piace ricordare il mio blog marcovasselli.wordpress.com ed il mio Instagram, qualora voi vogliate seguirmi, Marco Vasselli Poeta. E vi ringrazio per l'attenzione e Grazie a tutti ciao, ciao ragazzi, ciao a ragazzi, tutti anche ciao. dal cavallino che sta passeggiando. Ciao ragazzi, grazie.